Benvenuti ai like video. Io sono Elisabetta Malanto e buona visione. Allora, perché like video? Perché stavo riflettendo su un nome da dare al canale. Cioè, Elisabetta Malanto resta, però nei miei video li aprirò come benvenuti sui like video. Like video perché like vuol dire mi piace. Mi piace video. Sarebbe mi piace guardare video, qualcosa del genere, cioè, abitemi. Quindi, like video, cioè in mente così, like video. Scusatemi per i capelli. Non siamo nel mio solito bagno, ma siamo nel bagno di una signora. Quindi, ok. Allora, diciamo così, iniziamo a parlarci. E poi? Poi me. Chi è? La bussetta alla porta. Ok, vi lascio lì. Allora, comunque vi stavo dicendo, questo video sarà 5 cose che odio e 5 cose che amo. Cominciamo con le 5 cose che amo. La prima cosa che amo di più è il mio cane. Poi viene la mia famiglia, i tatuaggi, le cover. Sicuro c'è la mia famiglia, i tatuaggi, le cover, il mio cane. E poi... Fatemi pensare un pochino. La musica. La musica è una cosa che mi piace tantissimo. Ballare. Cioè la cosa che amo è ballare, nuotare, la canzone a capo, famiglia. Il mio cane, no, lasciamo stare la famiglia. Allora il mio cane, nuotare. E ballare. Le cover. La mamma. No, la mamma non è nella lista delle cose che mi piacciono. Però lì la mamma. E le cose che amo, comunque ricapitolo. Piscina, danza. Piscina, nuotare. Nuotare, danza. Il mio cane. La mia famiglia e le cover, basta. Cioè, i tatuaggi anche li amo, però non al punto. Così, ciao amici. Sto al mare. Io oggi sto al mare. Ok. Allora, 5 cose che odio poi. Odio quando non mi si dice la verità. Cioè, per esempio, esempio. Questo è l'esempio. Per esempio, fate finta che... Non so. Che questo è il mio telefono. E Giorgia, oggi usciamo. E lì, sì, mi piacerebbe uscire, sai, oggi, sì, è bello uscire. Che mi critico. Di lì ho mal di pancia. Però sì, ho mal di pancia, sai. Sto male. Ho la tosse pure. Sai, poi sta piovendo nella mia città, quindi qua sta piovendo a lei, ci sono state pesano, quindi oggi non posso. Ah. Va bene, ciao ciao. Se così, pensi che io sono una bambita, cioè che non so che tu abiti a Lecce. Che so, che non so che tu veramente non hai mal di pancia, mi hai detto brutta minchia. Che dico di questa minchia. Pensi che tu... Pensi che io non lo sappia? Che tu stai dicendo una cavolata? Ma perché se pensi che tu non lo sappia... Non sono scema. Ho la faccia da scema, ma non sono scema. Fino a quel punto, ovviamente. Chiaro? È la prima cosa che odio. Quando non mi si dice la verità. Seconda cosa che odio. Perché? No, la prima cosa che odio, no. Perché non mi dice la verità. Ehi, mi va di uscire. Non mi sta dando più di uscire, ciao. Oppure, quando praticamente... Stiamo parlando e tu mi interrompi. Perché mi interrompi? Aspetta che io finisco, poi mi puoi interrompere. Finisco la frase, poi tu parti. Ok? Seconda cosa che odio. Poi, terza cosa che odio. Quando le persone... Questa è la cosa che odio di più. Quando le persone, io ti sto parlando e loro fanno finta di non sentire. E
Senti, domani andiamo a fare shopping. No, perché sai, mi andava di fare shopping, perché... No, ma guarda anche con mia madre, se vuoi con tua madre, andiamo a comprare la crema che volevi tanto, gli orecchini che volevi tanto, andiamo a comprare domani. Oppure quel cerchietto che abbiamo visto alla Coop. Vabbè, mi stai ascoltando, no? Perché poi andiamo a fare quella cosa che tu avevi detto dovevamo fare, no? Sì, 2 più 2 fa 4, ciao. Ti ho parlato fino a mo'. Una parola, almeno una parola, l'hai sentita, l'hai capito quello che ti ho detto? E questa è una cosa che faccio di più. Siamo di una lettera. La quarta cosa che odio. Quando, non per essere vantarmi, non per vantarmi, però quando mi si dice una cosa, poi non si fa. Esempio. Ehi, domani andiamo a fare shopping? Vabbè, domani andiamo a comprare quel cerchietto, no? Sì, va bene, Gio, domani andiamo a comprare quel cerchietto, tanto io non ho niente da fare. Va bene, dopo ne andiamo a fare l'indomani. Ehi, Gio, io sto per casa tua, stai aspettando, scendi, che vediamo che quel cerchietto che ti piaceva tanto la coppa. Senti, Eli, guarda, io oggi non posso perché avevi detto che dovevamo... Ieri mi avevi detto che non potevo uscire, quindi io oggi non posso, senti, io non posso dare. A quel punto dico così. Sono circondata in un mondo di ebeti. Perché? 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 Io ti ho detto sì, tu mi hai detto sì, dobbiamo andare con la coppa. Io ho annullato tutti i tuoi appuntamenti, i miei appuntamenti, per stare con te. Quindi dai, per favore, usciamo. Oppure, la quinta cosa che odio, e la cosa che forse mi fa incavolare di meno, perché la so perdere, quando litigo con le persone. Perché? Perché? Perché dobbiamo litigare per una cosa che ancora io sono bambina, quindi diciamo che litigare nel mio coso bambino è una cosa sì. Oppure quando mi infrangono i miei sogni. Non è quella. Allora, quando mi infrangono i miei sogni. Esempio. E io no, io dai non vorrei fare tanto un'attrice. Oppure voglio fare sempre video su YouTube perché mi piace. E mia sorella. Tu non avrai mai carriera. Tu sarai una povera illusa sotto al ponte. Ciao piccolo, stai con me. Perché devi infrangere i miei sogni? Ho un sogno, fammelo fuori. Non ti devi mettere fra me e il mio sogno. Me e il mio sogno siamo due cose. Non ti devi mettere in mezzo. Anche se io te lo dico, se sono abiti che te lo dico. Tu in mezzo, no, qua c'è il sogno mio, qua c'è il mio sogno, in mezzo, non ti puoi mai mettere. Poi fatemi sapere nei commenti se la pensate come me o se non la pensate come me. E queste sono 5 cose che amo e 5 cose che odio. Un bacio a tutti e ci vediamo al prossimo video.